Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi diversi utilizzi che si possono fare con l'olio di cocco. L'olio di cocco è un ingrediente naturale al 100%. In questo periodo, in inverno, l'olio di cocco ha una consistenza molto solida per via delle temperature molto basse, mentre invece durante l'estate, quando le temperature superano i 25 gradi, l'olio di cocco si presenta proprio come un vero e proprio olio, ad esempio l'olio extravergine d'oliva, ed è abbastanza fastidioso da utilizzare in estate perché è veramente molto molto oleoso. In questo video vi mostro 7 utilizzi differenti in ambito beauty con l'olio di cocco. Il primo utilizzo che si può fare con l'olio di cocco è sicuramente sulle vostre mani, specialmente sulle cuticole. Se avete le cuticole molto molto secche, l'olio di cocco è un alleato perfetto. Basta semplicemente andare a strofinare un po' di olio di cocco su tutte le cuticole e saranno subito più morbide. Il secondo utilizzo è sulle labbra, come se fosse un vero e proprio burro cacao. Basta semplicemente andare ad applicare una piccola quantità di olio su tutte le labbra, massaggiando delicatamente, e le vostre labbra saranno subito più morbide e molto più idratate. Poi il profumo è pazzesco. Un altro utilizzo dell'olio di cocco è quello di utilizzarlo sia sul viso che sul corpo come se fosse una crema idratante. Si può utilizzare sia da solo ma anche mescolandolo con un olio essenziale se volete una profumazione più intensa. Lascia la pelle veramente idratatissima e super profumata. Potete utilizzarlo tutti i giorni dopo la doccia. Potete anche realizzare uno scrub fatto in casa, è veramente facilissimo da fare e super super veloce. Vi serviranno soltanto due ingredienti, l'olio di cocco e lo zucchero di canna. Bisogna lavorare per bene tutti e due gli ingredienti per amalgamarli l'uno con l'altro. Io mi sono aiutata anche con le mani per ammorbidire più velocemente l'olio di cocco. Potete utilizzarlo 2 o 3 volte a settimana su tutto il corpo, prima della doccia o prima del bagno. Io sono andata a realizzarne un po' di più e quello che è avanzato sono andata a riporlo in un vecchio contenitore terminato della Lush. Un altro utilizzo dell'olio di cocco è sui capelli. Sono andata semplicemente a prendere un po' di olio di cocco, l'ho scaldato tra le mani e poi sono andata ad applicarlo sulle lunghezze. È da tenere in posa per almeno un'ora per far sì che l'olio di cocco, che il prodotto, agisca sui capelli. Quindi almeno un'ora di posa, se non di più. Io a volte lo tengo anche più di un'ora, 2 orette. Oppure potete andare ad applicarlo la sera prima di andare a dormire e poi semplicemente fare lo shampoo la mattina successiva. Rende i capelli veramente super morbidi, lucenti. È fantastico, è un prodotto fantastico sui capelli. Un altro utilizzo invece riguarda il viso e riguarda andare ad eliminare il make-up. Struccare il viso con l'olio di cocco. Questo passaggio devo dire che non lo faccio molto spesso perché comunque la pelle è misto grassa, specialmente nella zona T, e quindi ad andare ad applicare molto spesso l'olio di cocco su tutto il viso, comunque vado a ungere la mia pelle. Quindi se avete una pelle misto grassa come me, non dovete abusare, non dovete utilizzare l'olio di cocco sul viso troppo spesso. Se invece avete la pelle secca, l'olio di cocco è perfetto. Prima parto struccando il viso, vado ad utilizzare un po' di acqua per inumidire la pelle e poi vado ad applicare un po' di olio di cocco su tutto il viso, massaggiando per bene per eliminare ogni residuo di trucco. E poi passo agli occhi, anche per gli occhi. Prima inumidisco un po' le mani, applico l'olio di cocco e poi vado con un dischetto di cotone ad eliminare tutto il make-up. Se per caso quindi avete terminato la vostra acqua micellare, potete tranquillamente struccarvi con dell'olio di cocco. L'ultimo utilizzo che vi consiglio è quello di utilizzare l'olio di cocco sul contorno occhi perché va a ridurre il gonfiore, attenua le rughe e le borse. Niente, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, con un mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo prestissimo, ciao!